Quanto è difficile salpare su una nave e andare verso la foresta? Quanto è difficile trovare una direzione nella foresta, ma quanto è necessario, soprattutto se si è un elemento fuori contesto. Noi condividiamo, non a caso l'album è dedicato a Don Gallo, per esempio. Tra l'altro noi abbiamo suonato molte volte per Don Gallo nelle sue comunità, quindi una figura alla quale siamo stati molto vicini. E oggi riflettevamo sul fatto che Don Gallo era una nave nella foresta, come lo è Michelangelo Pistoletto, che è l'unico featuring dell'album, un artista. E leggendo la sua storia, che stiamo approfondendo, noi lo conoscevamo ma in una forma un po' più superficiale, un'altra bella nave nella foresta. Quindi quanto è necessario quando si è fuori contesto, come moltissime persone oggi in Italia, nel cercare la propria direzione, facendo proprio leva sulle proprie energie, sulle proprie capacità, si sentono non rappresentate o fuori contesto o comunque artefici della propria rotta, del proprio destino. Alzati e cammina per scoprire di essere vivo come non mai. Lazzaro stamattina è resuscita un pezzo alla volta la volontà. È inevitabile che delle persone che abbiano ancora una vita davanti non possano accontentarsi di sopravvivere, per quanto possa già essere una sfida in sé la sopravvivenza in questo periodo storico. Oggettivamente la scelta dell'ambizione tra sopravvivere e vivere è su due piani completamente diversi, quindi un'esortazione laica al benessere della persona, all'individualità, che comunque può contribuire anche a un benessere di una società che è necessariamente e oggettivamente interconnessa. Quello che avevi oggi non vale più. Hai studiato, creduto, lottato e sofferto. C'era un sorriso negli occhi che non c'è più. Ci sono delle proiezioni mentali che fate nel creare la musica, nel creare i vostri testi? E se c'è una sorta di, tra virgolette, sceneggiatura nel... Se ci fosse una proiezione di quello che ci viene in mente durante la scrittura del nostro album, sarebbe un film d'orrore, credo. Un film di bombole, a seconda del periodo. Un film di bombole. Nella casa di campagna, dove ormai ci isoliamo lontano dal caos della vita cittadina e dalle nostre vite un po' più adulte rispetto a un tempo, alla sera non abbiamo molto da fare, quindi ci mettiamo con i telefonini, facciamo delle riprese, dei montaggi, raccontiamo delle... diciamo così, narrativamente dei microfilm. Il disco precedente era un film dell'orrore, siamo passati dall'orrore alla fantascienza, quindi forse un passo più positivo lo abbiamo fatto da questo punto di vista. Il nostro meccanismo creativo passa attraverso il rimescolamento delle nostre singolarità che devono in qualche modo confluire in un'unità. Cerchiamo sempre una formula di comunione a tutti questi stimoli che sono completamente diversi. Non è mai un calcolo fare un disco insieme, nasce dall'esigenza di volerlo fare innanzitutto, e non è una cosa scontata dopo 18 anni. Quando poi decidiamo che abbiamo bisogno e voglia di fare un disco insieme, a quel punto si innescano una serie di meccanismi e inevitabilmente tutto il percorso che abbiamo fatto singolarmente viene poi riportato all'interno della dinamica di gruppo. Nel vuoto del letto dolce fa paura cambiare, fa paura, e noi per esorcizzare questa paura ogni disco cambiamo, ogni disco ci gettiamo nelle nostre paure, distruggiamo completamente quello che è successo in precedenza, e in questo caso al posto di uscire con Istrice 2, poi faccio qualche passo in avanti, siamo usciti invece con un'altra cosa che non ricorda assolutamente quella cosa lì. Quindi alla fine aver paura e buttarsi nella propria paura forse ti dà molta energia per uscirne indenni.